Internauti di QDS.it, ben trovati. La Regione Siciliana, attraverso il suo assessorato ai beni culturali, ha deciso di fronteggiare il fallimento dei beni culturali in Sicilia, dando in gestione ai privati i musei siciliani. Ebbene, sono stati già predisposti dei bandi che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. 5 lotti e 60 siti da dare in gestione ai privati, sempre con la supervisione della parte pubblica, quindi della regione. Ebbene, ma in cosa consiste questo fallimento? È possibile avere un'idea di questo, ma andando a vedere i dati sulla fruizione dei beni culturali in Sicilia per l'anno 2009. Negli ultimi 3 anni i siti siciliani sono stati abbandonati dai turisti. Infatti, se nel 2007 si era avuto un incasso di circa 14 milioni e 300 mila euro, nel 2008 gli incassi sono scesi a poco più di 13 milioni, mentre invece nel 2009, quindi lo scorso anno, gli incassi si sono attestati a 11 milioni e 300 mila euro. La cosa grave è che questi incassi derivano principalmente da 5 siti su oltre 60 musei regionali. Sono sempre i soliti e al primo posto nella classifica degli incassi sta il Teatro Antiquità Ormina, che ha fatto registrare 2 milioni e 400 mila euro. Poi segue la Valle dei Templi di Agrigento con 2 milioni e 477 mila euro. Siracusa, con la sua Neapolis, ha fatto registrare poco più di 2 milioni di euro di incasso, quindi ancora Monreale e la Valle e la Villa del Casale con poco più di 500 mila euro. Bene, al dispetto di questi 5 grossi centri culturali, bisogna registrare il totale fallimento di siti minori che sono sconosciuti più, non solo ai siciliani, ma soprattutto al turista che viene dall'Italia e dall'estero. Questo per una mancanza di una pubblicità e di una programmazione attiva. È così che in Sicilia abbiamo l'Antiquarium di Sabucina, che nel 2009 ha visto soltanto l'ingresso di 13 turisti per un incasso irrisorio di 25 euro. Ma situazioni del genere ce ne sono diverse in Sicilia, ad esempio il Museo Archeologico di Marianopoli, in cui si sono presentati nel 2009 140 paganti per 232 euro di incasso, ancora Santa Venera al Pozzo, ad Aci Catene, in provincia di Catania, dove da ottobre a dicembre 2009 soltanto in 8 si sono presentati al botteghino per un incasso di 15 euro. Bene, si può capire in questa maniera che i beni culturali e i musei non possono avere un futuro sotto la diretta gestione del pubblico. Per questo è importante e approviamo questo ingresso dei privati. Adesso bisognerà vedere come questi sapranno comportarsi, cosa potranno dare in più alla gestione dei musei. Un ultimo dato interessante: la Sicilia spende tantissimo per i custodi attraverso la sua società, che è la Beni Culturali S.p.A., che presenta circa 600 collaboratori custodi disseminati in tutti i siti. Ebbene, per il Museo di Termini, l'Antiquarium di Termini, esistono 19 collaboratori custodi, ma lo stesso Antiquarium di Termini è stato visitato nel 2009 da soli 991 turisti. Questo significa che ogni giorno hanno visitato Termini 3,4 turisti, 19 custodi per 3 turisti. Le parole, i fatti sono questi. Attendiamo il futuro per una rinascita del sistema museale. Alla prossima. QDS, quotidiano di Sicilia, da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana, dal martedì al sabato, in edicola.